Per quale motivo? Dici, devono essere degli artigiani, dei commercianti che pagano l'affitto magari della propria attività commerciale, pagano le utenze, pagano le tasse, e invece altri che sui beni pubblici ricevono le utenze pagate dal comune, oppure addirittura la garanzia fideiussoria del comune. Sono queste le domande che si è posto il sindaco Pierluigi Sanna sul caso del parco di Via Giotto, un bene pubblico affidato a un privato e finito al centro di una polemica che ha acceso in questi giorni i social. Per capire di più cosa è successo, abbiamo incontrato il primo cittadino su questo luogo della discordia che ha riaperto i cancelli ed è fruibile oggi a tutti. Siamo nel parco di Via Giotto, un parco che è stato riaperto e che verrà di nuovo attraverso un bando di evidenza pubblica, come da sempre fa la mia amministrazione, concesso alle associazioni, alle aziende, ai privati che vorranno provvedere alla gestione, alla manutenzione, all'apertura, alla chiusura, alla guardiania di un bene pubblico, di un bene importante, fruibile e apprezzato da tutta la comunità. Proprio pochi giorni fa la giunta comunale, con la delibera numero 113, ha dato gli atti di indirizzo per gli uffici affinché gli uffici possano costruire il nuovo bando, e al quale, come gli ultimi due bandi pubblicati ed andati entrambi deserti, potrà partecipare chiunque. Un bando aperto a tutti, come sempre sono stati aperti a tutti i bandi fatti dall'amministrazione comunale. Oggi però la questione sui social ha evidenziato un problema nella gestione passata. Che cosa è successo? Ecco. Evidentemente ci sono stati una serie di problemi che abbiamo chiarito come maggioranza in un manifesto. Sono i problemi che noi abbiamo ereditato da un periodo della storia di questa città in cui i privati, rispetto alla gestione dei beni pubblici, effettivamente la facevano un po' da padrone. Tant'è vero che l'amministrazione comunale negli anni, le mie amministrazioni comunali negli anni, hanno dovuto a vario titolo intraprendere una serie di azioni tali da ripristinare la legittimità degli atti, la legalità in generale, che i beni pubblici siano effettivamente accessibili a tutti e che non ci siano i privati che debbono fare una gran fatica per lavorare, per fare il loro lavoro, e invece privati e più fortunati che invece possono farlo sui beni pubblici magari per un ventennio, per un trentennio, senza, diciamo così, rendere conto effettivamente alla comunità e agli interessi della comunità. Il problema è che questo privato sostiene di aver fatto degli investimenti in quest'area. Il privato ha fatto gli investimenti perché nella convenzione c'era scritto che il privato doveva fare gli investimenti. I famosi 100.000 euro di cui si parla li ha tirati fuori il privato a scomputo del canone di affitto. Sta scritto nella convenzione, sta scritto nelle carte. Quei 100.000 euro in fondo sono dei cittadini, perché era la quota che per la gestione decennale il privato doveva al comune, quindi alla comunità. Sono stati spesi secondo la convenzione per fare i lavori per i quali il privato poteva rimanere in questo parco fino alla fine del giugno del 2020. Nell'interregno tra me e il sindaco Cacciotti, cioè, ci fu una determina di proroga, fra l'altro dichiarata illegittima dal segretario comunale, che non ha avuto mai un proseguio contrattuale. Quindi, se fossero stati fatti dei lavori in più, quei lavori certamente non erano autorizzati e quindi non si potevano richiedere indietro. Naturalmente questi lavori, fra l'altro, diciamo così, non sono stati fatti perché il cantiere è stato bloccato dalla polizia locale. Un organo di polizia ha certificato un abuso, c'è un'ampia documentazione su questo che si può vedere. Ma questo privato poi perché non ha partecipato ai successivi bandi che sono stati fatti? Chi lo può sapere? Tutti ce lo siamo chiesti, ma naturalmente nessuno ha una risposta. Veramente il privato ha riconsegnato su a sponte 6 mesi prima della scadenza della convenzione il bene al SUAP, allo sportello unico delle attività produttive, il 3 dicembre del 2019. Con 6 mesi d'anticipo è stato comunicato che si interrompeva l'attività.
E poi il comune ha fatto due bandi aperti a tutti e i bandi sono andati entrambi deserti. Quindi non sappiamo effettivamente perché non abbiano partecipato. Tra l'altro, andando deserti, se avessero partecipato, anche una sola proposta sarebbe stata accettata. Sicuramente sono stati fatti degli errori. Oggi che cosa succederà? Ma innanzitutto noi crediamo che le associazioni sportive debbano fare le associazioni sportive e le imprese debbano fare le imprese, è una cosa abbastanza logica, fra l'altro. Quindi faremo un avviso nuovo, un nuovo bando, come appunto gli altri due, ai quali appunto le imprese che vorranno partecipare potranno partecipare senza problemi, senza nascondersi, senza, diciamo così, creare una polemica che appare più come una polemica politica effettivamente che come una polemica amministrativa. Lei sinceramente adesso cosa si augura, ecco, per il futuro di questo parco e per i cittadini di quest'area? Ma io cosa mi auguro? Io mi auguro che i cittadini usufruiscano di questo parco che è aperto dalla polizia locale. Mi auguro che ci siano cittadini, imprese che senza timore partecipino al bando, perché sarebbe brutto che andasse deserto un'altra volta, e soprattutto mi auguro che si concluda la speculazione politica, anche se so che questo è un augurio, diciamo così, molto pio, che però non avrà un proseguio, perché è chiaro, per le persone che lo fanno, per come lo si fa, per i nomi, noti, famiglie e via dicendo, che si tratta di una speculazione politica, che tra l'altro mi pare molto in anticipo rispetto alle elezioni comunali che ci saranno fra 3 anni.